Ciao, sei in studio e ci siamo mangiato. Adesso apriremo questo pacchetto e vediamo di cosa si tratta. Vi anticipo che è un qualche cosa che ha a che vedere con Arduino e con i suoi collegamenti, ma in un certo senso è molto più approfondito. Vediamo di che si tratta. Ed ecco il pacco che ci è arrivato. Ovviamente dobbiamo prendercela con il servizio postale, per quello che possiamo vedere. Cerchiamo di aprire la scatola e vediamo cosa contiene. Siamo tutti quanti curiosi. Eccoci qua. Come vedete, sono stati molto scrupolosi nell'imballare gli oggetti. Non c'è assolutamente nessun rischio di perdere o di rompere qualcosa. All'interno della carta bolla troviamo due pacchettini. Il primo è il nostro Siduino Chao, predisposto con i suoi connettori. E l'altro è la Groove Board, ovvero il sistema che ci consentirà di connettere i nostri sensori direttamente con la board, senza bisogno di cavi volanti di tipo GPON. Come vedete, la fattura è piuttosto valida. Abbiamo una piccola sorpresa girando la board. E questi sono ulteriori connettori che ci vengono forniti per consentire una migliore configurazione della nostra board. Ora, il sistema viene creato appositamente per interagire. Adesso apriamo il pacchetto e vediamo. Come dicevo, la board è sostanzialmente un Arduino ai minimi termini, con in più un microprocessore Cortex M0 a 48 MHz. Abbiamo la possibilità anche in questo caso di connettere i nostri distanziali. Ovviamente questi andrebbero saldati, io in questo momento li sto inserendo solo per far vedere in linea di massima come funziona il sistema. E va collegata con la nostra Groove Board. In questo modo, senza bisogno di connettori, abbiamo tutti quanti i piedini pronti a interagire e a fornire informazioni direttamente con la board. Ciascuna di quelle socket bianche accetterà un connettore Groove che potrà contenere uno o più sensori, attraverso i quali la nostra board potrà colloquiare. E questo è il layout della nostra scheda. Come potete vedere, abbiamo 10 pin analogici e digitali per il pilotaggio, esattamente come su Arduino. Abbiamo i 5 volts o i 3.3 volts per l'alimentazione. Abbiamo le connessioni I2C, SDA e SCL. Abbiamo le connessioni wired RX e TX per la trasmissione seriale. Ed abbiamo i pin SPI, micro MOSI SCK. Quindi si tratta in tutto e per tutto di un sistema completo, ma potenziato rispetto ad Arduino classico, in quanto abbiamo all'interno di questo chip anche un microprocessore Cortex M0 a 48 MHz. Una volta collegato il nostro Siduino sulla Groove Board, abbiamo la possibilità di accedere alle porte analogiche digitali I2C Wired. Basterà a questo punto collegare il relativo connettore Groove posizionato sui nostri sensori per avere la connessione pronta, stabile e robusta. Ciascuna di queste schede viene venduta sul mercato a un prezzo inferiore ai 5 dollari, quindi potete trovare entrambe
a un prezzo inferiore ai $10 attraverso i link presentati in descrizione. E per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto, non dimenticate di mettere mi piace, di fare il clic su subscribe per restare sempre aggiornati con il nostro canale. Ricordate anche che noi pubblichiamo quotidianamente sul nostro blog tecnico articoli su Arduino, Raspberry Pi, prototipazione ed elettronica. Alla prossima!